Ciao ragazzi, e dunque ce l'hanno fatta, sono riusciti a fare riaprire il settore ospiti dello stadium per Juve-Napoli. Credo che sia una porcheria all'italiana, nel senso che è un tentativo di falsare il campionato. È inutile che poi adesso direte ma cosa c'entra? C'entra perché se tu alla Juve vieti di andare a vedere la partita a Napoli all'andata, automaticamente devi vietare ai tifosi del Napoli di vedere la partita allo stadio ma al ritorno. Non esiste. Poi è chiaro che è stata fatta insomma, l'apertura di italiani solo per i non residenti in campagna, insomma, tutte ste cavolate qua allucinanti. La verità è che il settore ospiti rimane aperto. E tutte le volte che loro sono venuti nel settore ospiti è successo sempre qualcosa. Bagni distrutti, lancio di urine verso il settore dei tifosi della Juve, tra l'altro la curva nord dove ci sono quelli meno esagitati, no? Diciamo quelli meno per quelli più tranquilli, perché gli ultras della Juve, i drughi sono dalla curva sud, quindi insomma sicuramente è una decisione che mi lascia perplesso, sicuramente fa contenti molti giornalisti, Bartoletti aveva tirato in ballo la questione, però questi giornalisti qua, ripeto, non si sono scandalizzati quando all'andata i tifosi della Juve non hanno potuto andare a Napoli. Non perché c'era paura che i tifosi della Juve facessero casino a Napoli, ma c'era paura che i tifosi del Napoli facessero casino contro i tifosi della Juve, cioè sempre e comunque per paura di casino dei tifosi del Napoli. Secondo me è una roba allucinante, allucinante, che non è solo la Juve a viverla, perché spesso è successo anche nella storia della Roma. L'anno scorso la Roma non ha potuto andare a vedere la partita Napoli tifosi, ma i tifosi Napoli sono potuti andare a vedere la partita Roma. Insomma, c'è sempre qualcosa che non va, qualcosa che non si riesce a capire. E ripeto, tutte le volte loro fanno le vittime. Chiaro che c'è, chiaro che so, stiamo parlando di quelli come posso dire esagitati. Non sto parlando della generalità del tifo napoletano, perché sicuramente gran parte è gente tranquilla come tutti, però gli ultras che vanno allo stadio spesso vanno a far casino, per cui sinceramente io allo stadio non li avrei fatti arrivare. E soprattutto non capisco perché dopo che all'andata è stata vietata la trasferta ai tifosi della Juve, ripeto sempre non per paura dei tifosi della Juve ma per paura dei tifosi napoletani, adesso di colpo si decide di... questa secondo me è un precedente brutto, brutto e pericoloso. Sinceramente credo che il calcio ne avrebbe fatto a meno di questo precedente, avrebbero dovuto chiudere il discorso del settore ospiti e va bene così. L'idea comunque che mi sono fatta, un'idea malsana, ma è quella di tentare di in qualche modo dare possibilità sempre al Napoli di tenere il campionato più aperto in maniera possibile. Sono stati dati gli aiutini col VAR ogni tanto, insomma si è pompato molto su Sarri, che bel gioco che fa, quanto è forte il Napoli, ma alla fine non ci stanno riuscendo. Questa forse è la mossa disperata per provare a vincere lo scontro diretto, che a questo punto rischia di essere l'unico obiettivo stagionale del Napoli, quello di vincere la partita di Torino. Però onestamente su questa cosa io sono contrariatissimo, è una porcata, ripeto, perché vengono usati come al solito, come sempre, due pesi e due misure. Due pesi e due misure. Non riesci mai ad avere parità di giudizio, non riesci mai ad avere una parità di commenti, parità di trattamenti, non c'è mai, non c'è mai. Loro chiagnano e fottono, e questo dà fastidio a me e a tanti tifosi della Juventus.